abitiamo e lavoriamo in questo piccolo borgo trecentesco che abbiamo restaurato in 30 anni di lavori. Volevamo in qualche maniera dare dignità morale ed economica al lavoro, immaginando che il lavoro eleva la dignità dell'uomo. Il mio nome è Brunello Cucinelli, abito in Solomeo, un piccolo paese italiano alle porte di Assisi. Brunello Cucinelli è un brand specializzato in prêt-à-porter di lusso, uomo-donna, basato su grande artigianalità, grande qualità e speriamo creatività. Ho scelto di fare cashmere unicamente perché immaginavo di produrre qualche cosa che si potesse lasciare in custodia, in eredità, e questo penso che possa avvenire con un pullover di cashmere. Credo che sia nello spirito italiano questo di lavorare in qualche maniera per il lusso. Fa parte della nostra cultura, della nostra manualità, della nostra artigianalità, della nostra maniera di vivere. Credo in un prodotto di grandissima artigianalità, di grandissima qualità, spero anche di creatività, questo sì. So se i nostri abiti sono unici, ma la combinazione di colori e il taglio sono una cosa molto molto importante. Questo borgo di Solomeo è il borgo dove è nata mia moglie e io in qualche maniera volevo provare a non minimamente alterare la sua natura. Ho sempre pensato che l'essere umano debba programmare a 3 mesi, 3 anni, ma anche a 3 secoli. E in questo caso il teatro è il mio progetto a 3 secoli. Io immaginavo di realizzare un tempio laico dell'arte in Solomeo. Immagino che per convincere un giovane 23enne a fare un mestiere reputato umile, noi dobbiamo tornare a dare dignità morale a certi grandi mestieri, come hanno fatto da sempre i miei grandi maestri William Morris e John Ruskin, ai quali io mi sono ispirato nel fondare la Scuola di Arti e Mestieri. Io ho sempre immaginato che l'essere umano è più creativo quando tutto ciò che lo circonda è in pace con l'umanità. Devo dire la verità, non ho mai lavorato tantissimo, però ho cercato ogni giorno di curare quel mal dell'anima che colpisce l'uomo dalla sua nascita. Questo era il mio grande obiettivo di vita, curare l'anima.